Buongiorno a tutti ragazzi, qua Albe che vi parla come sempre, siamo tornati qua oggi con un nuovo video, siamo tornati su Diamante Lucente perché vi voglio far vedere come si sdoppiano i box completi nel PC, quindi avere infinite caramelle rare, infinite squame cuore, infinite master ball, quello che volete potete fare e infiniti Pokémon. C'è una preparazione molto veloce da fare, un paio di cose veloci da fare che vi faccio vedere come si fanno e poi passiamo a effettivamente come si duplicano i box. Per prima cosa, nel box bisogna avere dei box che vogliamo appunto sdoppiare. In questo caso io ho questi box qua, che ho già sdoppiato alcune volte. Infatti se io premo X vedete che ho caramelle rare e due squame cuore, perché li ho già sdoppiati, giusto per vedere che appunto funzionasse il metodo e che non fosse una cagata e non si corre nessun rischio. Se in quello della pensione che avevo fatto vedere si rischiava di andare incontro allo schermo nero e quindi dover riavviare il gioco, mi è successo un paio di volte, non mi è successo niente, però comunque se non si salvava si rischiava appunto di incorrere che magari non si è salvato per un'ora e poi perdere tutti i salvataggi. Qua non si rischia niente, quindi quando avete preparato il box ricordatevi che, per esempio, se io voglio doppiare l'ultimo box che ho, questo qua, il 16, devo avere il box successivo vuoto. Quindi non sdoppiatelo mai con uno indietro, ma sempre con quello successivo a quello che volete sdoppiare voi. Quindi io voglio sdoppiare questo, mi devo ricordare di avere quello dopo libero. L'altro setup, più o meno, che bisogna fare è il glitch del menu. Quindi avere il menu con sotto il gioco che si può giocare, quindi non averlo sfondo sfocato. E vi faccio vedere immediatamente come si fa. Basta appunto premere X per andare nel menu, Pokémon. Un Pokémon qualsiasi, si preme info. Quando siete nelle info del gioco fate ZL, ZR e A molto velocemente, uno dietro l'altro. E a forza di premere B vi dovrebbe portare in questo menu qua, che vi è comparso il menu davanti. Tornate indietro fino alla schermata di gioco e vedete che se io mi muovo si muove anche il menu. E è tutto un casino, però è quello che ci serve. Arrivati a questo punto non ci serve andare nell'erba alta, non ci serve fare niente. Basta andare su Pokémon. A questo punto prendiamo R per andare nel box. Quando siamo nel box, ricordiamoci di avere la manina su un Pokémon, perché ci servirà più avanti. Quindi se non avete tutto il box da sdoppiare, ma ne avete solo metà tra 4 Pokémon, ricordate di posizionare la manina su un Pokémon che volete per l'appunto sdoppiare. Se non siete nel box che volete, basta fare avanti e indietro con LR. Quindi noi andiamo in questo qua, che è quello che vogliamo sdoppiare. E facciamo così X e B e ci porterà ad avere i Pokémon con i loro strumenti. X e B e ci porterà nelle squadre lotta. A questo punto che siamo nelle squadre lotta facciamo X e andiamo su Pokémon. Quando siamo su Pokémon ritorniamo indietro con la R. Quando siamo tornati indietro con la R andiamo giù sotto fino sulla lista. E quello che vi dicevo prima, che appunto vi serve il box dopo libero. Quindi facciamo Y e swappiamo i due box, così. Premiamo B 4 volte. 1, 2, 3 e 4. Ok, una volta non premuta, 4. Bisogna tornare indietro fino al box che vogliamo sdoppiare con il nostro Torterra tutto glitchato o il primo Pokémon che abbiamo in lista. E ritorna in gioco la manina perché dobbiamo premere A sul Pokémon dove siamo, fare info. Tornare indietro con la B e a questo punto avremo il 10, che è quello che avevamo vuoto doppio, e il 16, quindi dai 3 che avevamo pieni, ok? Dei 3 che avevamo pieni ne abbiamo 4, quindi molto facile, molto semplice come cosa, e vi faccio anche un rapido riassuntino giusto per essere sicuri che l'abbiate capito. Comunque è un video molto veloce, la prima volta è un casino, ma poi è una cosa molto automatica. Vi rifaccio vedere molto velocemente come si fa tutto, così almeno avete una volta per tutte chiara la situazione. Quando siamo qua, che abbiamo già fatto tutto il glitch del menu di pausa e tutto, che siamo arrivati nel box, facciamo XB, XB, X, andiamo su Pokémon, ritorniamo indietro con la R per andare nel box, andiamo sotto sulla lista e swappiamo il box che vogliamo duplicare con il box successivo vuoto. A questo punto premiamo 4 volte B, 2, 3 e 4 e quando siamo arrivati qua, se avremo fatto tutto giusto, avremo il Torterra glitchato, comunque il nostro primo Pokémon in squadra glitchato, con la manina che abbiamo precedentemente tenuto su un Pokémon, premiamo A, info, torniamo indietro con la B e avremo il nostro box duplicato. Tutto qua, vi ricordo di passare dal link in descrizione del ragazzo da cui ho visto il tutorial.
Twitch e niente, un bacione e ci becchiamo con un prossimo video e in live su Twitch, quindi fate i bravi e passate in live.